dovunque sei, ci sono anch'io. Senza di te, lo sai, mi perderei. Il tuo maglione ricorda il mio, ed è il colore dell'amore per noi. Fuori, fuori di Zagare, fuori, fuori di Zagare. Mi fai le foto? Cioè, foto di cosa? Mi porti a prendere il gelato? Adesso. Perché adesso? Ma è fuori luogo. Vabbè, allora tu che sei stato dal medico? Cosa c'entra il medico? Il medico non può essere fuori luogo. Si vabbè, mi si sembra sta male, fuori luogo, ma male. Male, ma sta male. Sono stato male con la scarlattina. Scarlatta, chissà quante volte l'hai avuta la scarlattina, ma fa una fagottina. Comunque il gelato non si nega mai, dai. Ma non è il periodo giusto, fagottino, dai. Che periodo è? Siamo in autunno. Nell'autunno, l'autunno. Dimmi un periodo migliore per il gelato. L'estate. Oh, ma sei cheap. Cosa sono? Il gelato mi è stato proprio scontato. Ma per favore, non mi deludere. Perché? L'autunno, l'autunno c'ha il gelato alla Caldarrosta. Alla Caldarrosta? Sì, dalla Caldarrosta. Oh, io non ho mai sentito parlare del gelato alla Caldarrosta. Non, non conosci? Cioè tu non conosci il gelato alla Caldarrosta? No, no, non credo di essere l'unico. Ti devo spiegare tutto io, sempre tutto. Il gelato alla Caldarrosta è il gelato più venduto in Portogallo. In Portogallo? E certo, la fama della Caldarrosta di Lisbona, del gelato alla Caldarrosta di Lisbona. Dai, ma quando mai sei stato a Lisbona tu, fagottino, dai? Ho scherzato. Ma lo facevo per convincerti come il gelato. Ma no? Stava anche solo chiedere, fagotti tutta sua. Andiamo a prendere il gelato, ecco, dai. Sì, andiamo. Andiamo? Sì, guarda. Proviamo un gusto nuovo? Sì, alla Caldarrosta. Sì, no, no, un gusto nuovo. Dimmi cosa c'è di più buono, fresco, dolce, di un gelato da Ecco Gegè. Ma tu, fagottino! Lo so. Ho capito, fammi fare un complimento anche senza... Io, ma che cos'è quel gusto? Sarà un gusto nuovo, eh? Quello scuro. Quale gusto nuovo? È cioccolato quello. Vabbè, cioè, perché non si vedeva bene, sono... scuro, insomma, è cioccolato. Vabbè, tu quale prendi? Cosa fai? Mi metti fretta? No. Mi metti fretta adesso, in questo momento, pure in queste cose. Ma no, fagottino, la mia è una semplice domanda, no? E poi anche perché abbiamo gente dietro che aspetta. La gente dietro aspetta! Come abbiamo fatto noi fino a questo. Fagottino, sei un po' nervosa, eh? Sì, voglio il gelato! Siamo qui i primi, appena arriva la signorina prendiamo il gelato. Buongiorno, sono Chiara e sono pronta a soddisfare ogni vostro desiderio gelato. Io vorrei quel gusto, quello nuovo, cioè quel cioccolato. Cioccolato, quello nuovo. Che cosa fa? Ma stai rispondendo? Non posso. Ma cosa fai in questo momento delicato? Perché non posso rispondere in questo momento? Ma si scioglie tutto! Ma cosa si scioglie? Non è ancora preso il gelato, fagottino, dai! Oh. Ma, vabbè, non rispondo. Oh! Ecco. E allora dicevamo, signora. Buongiorno, sono Chiara e sono pronta a soddisfare ogni vostro desiderio gelato. Ma Chiara, questa ci sta prendendo in giro. No, ecco, fagottino, sarà sicuramente il primo giorno di lavoro. E cosa ne sai tu che è il primo giorno di lavoro? Ma si capisce questa cosa? Si capisce, impacciata, ripetitiva. Buongiorno, sono Chiara. Dai, si capisce. Dai. E allora dicevamo, signorina, vuoi gelato? Che gelato, diciamolo. E vorrei un gelato. Sì. Vaniglia, cioccolato e bacio. Ha detto bacio e poi? Vaniglia, cioccolato e... Buongiorno, sono Chiara e sono pronta a soddisfare il vostro desiderio gelato. È scena. Soffro sicuramente di amnesia temporanea, capito? Bisogna dire tutto rapida, sennò dimentica tutto. Mi stai spiegando a me che cos'è l'amnesia temporanea? Se ne sta dietro un bancone, una così? Io voglio il gelato! Ecco, signorina, che gusto? Allora, io voglio un gelato, cioccolato, vaniglia e bacio. Allora,
ha detto bacio e... Poi cioccolato, vaniglia e bacio. Buongiorno, sono Chiara e sono pronta a soddisfare ogni vostro desiderio gelato. Non ho capito, il segreto è dire tutto rapidamente, ma veloce, senza pause, perché sennò la signorina dimentica tutto. Vediamo, vediamo, oh, lui che è bravo, vediamo come si fa questa cosa. Ci penso io, fagottino, buongiorno Chiara. Buongiorno, sono Chiara e sono pronta. Ma voglio immediatamente un gelato, vaniglia, cioccolato e poi... Buongiorno, sono Chiara e sono pronta a soddisfare il vostro desiderio gelato. Troppe pause, dai. Ma che cosa siamo, giochi senza frontiere? Ma non fagottino. So. Allora ci penso io, ecco. Voglio un gelato, cioccolato, vaniglia e bacio. Con la coppetta. Buongiorno, sono Chiara e sono pronta a soddisfare il vostro desiderio. Chiara, dobbiamo capire, è le indecisioni, lei ha capito, tu dimentichi e lei parte. Dai, più rapida. Allora voglio un gelato, cioccolato, vaniglia, bacio. Sì, lascia bene, guarda, fagottino, andiamo. Grazie Chiara, buongiorno, noi andiamo a prendere una cioccolata calda, ecco. Scusate, non vorrei risultare maleducato nei vostri confronti, ma se la signorina permette vorrei ordinare. Prego signore, sia comodo. Buongiorno, sono Chiara e sono pronta a soddisfare ogni vostro desiderio gelato. Prendo quello che voleva la signorina e un grande cono. Buongiorno, sono Chiara. Perfetto, una coppetta vaniglia, pistacchio, cioccolato e bacio. Buongiorno, sono Chiara e sono pronta a soddisfare ogni vostro desiderio gelato. Buongiorno, sono Teo, ma... Dovunque sei, ci sono anch'io. Senza di te, lo sai, mi perderei. Il tuo maglione ricorda il mio ed è il colore dell'amore per noi. Fuori di Zagare.